Sei single, ecco come trovare quello giusto. Spesso molte donne single si lamentano di trovare l'uomo sbagliato, cioè quello che vuole una scopata e via, vuole farsi un'avventura, un flirt e poi le rimanda a quel paese da dove sono venute. E continuano a lamentarsi, però continuano a cercare nel posto sbagliato. Perché se tu vuoi un'avventura, allora ci sono due luoghi dove sono predisposti naturalmente all'avventura. Sono i locali notturni e le chat. Nei locali notturni e nelle chat trovi il 90% dei maschi che è in cerca di avventura, ma direi 99%, cioè sono proprio le mosche bianche quelle che vanno sulle chat e nei locali notturni per trovare la storia d'amore. E probabilmente troverai libertini che verranno a letto con te e poi dopo non saranno più interessati a te. Mentre invece se vai alla ricerca di una persona giusta, diciamo così, devi trovare altre vie, altri canali di conoscenza. Beh, spesso la presentazione dicono, però anche lì con la presentazione bisogna stare un po' attenti a chi ti presenta la persona, perché se te la presentano, magari chi te la presenta non conosce bene a sufficienza. Invece, il modo migliore per poter conoscere una persona è di poterla frequentare in un ambiente neutro. Quindi vanno molto bene i corsi periodici. Che ne so, le uscite, le camminate in montagna, per fare un esempio, costanti, settimanali, tutto ciò che un corso di qualunque natura, diciamo, che però prevede una frequenza costante. Perché in questo modo tu puoi conoscere la persona, l'altra persona può conoscere te, puoi vedere alcuni aspetti, alcune sfumature e poi magari, vederla anche in altre situazioni. Ti rendi subito conto se una persona, ad esempio, è impegnata o meno, perché una volta che ti scambi il numero di telefono, se questa, diciamo, la sera, la notte o comunque dopo una certa ora non è più reperibile, sabato e domenica si eclissa, è ovvio che se uno viene al corso della scampagnata in montagna, alla camminata in montagna, tutti i sabati, tutte le domeniche, magari è probabile che non abbia veramente una storia. Poi ci sono casi in cui magari ha la storia lontana, tutto è possibile, ma statisticamente è molto meno rilevante. Quindi se sei single e cerchi una storia a lungo termine, evita chat, evita locali notturni, perdi solo del tempo e rischi di incontrare sì delle persone, ma quelle sbagliate che ti trattano come one night stand, vengono a letto con te una notte e poi dopo non li interessi più. È fondamentale, perché se tu, come dire, c'è una storiella di uno che ha perso le chiavi e le cerca sotto un lampione. E lui dice: passa un signore, cosa stai cercando? Sto cercando le chiavi, ma le ha perse qua? No, no, non le ho perse qua, ma là è buio, non si vede, allora le cerco qua perché c'è chiaro. E questa è la stessa cosa. Se tu cerchi una storia seria e vai a cercarla nelle chat o in discoteca, il discorso è quello, non la troverai. Ma però poi lamentati con te stessa, non con il fatto che incontri sempre le persone sbagliate. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!